musica, letteratura e tante altre discipline culturali. Questi gli ingredienti della serata inaugurale della nuova sede della Banca Fideuram di Napoli presso lo storico Palazzo Nunziante. In via Morelli, ai nostri microfoni, Massimo Fargnoli, presidente dell'Accademia Musicale Napoletana, e Bedi Moratti. Ma diciamo che questa sera inizia una bella collaborazione fra l'Accademia Musicale Napoletana e la Banca Fideuram, la banca d'affari Fideuram, Private Bank. E allora abbiamo cercato di coniugare attraverso questi musical networks, che è questa piattaforma che ci siamo un po' inventati per mettere in rapporto una serie di conoscenze, una serie, diciamo, di ambiti, tematiche che interagiscono tra di loro. E per la prima serata io ho invitato appunto a presentare Umberto Sulpasso, a presentare due suoi libri, e poi chiaramente la guest star di questa serata è Bedi Moratti. Il posto è bellissimo, Napoli. Meravigliosa, oggi c'è il sole, è stupendo, se restassi qua andrei anche a farmi un giro. Una collaborazione interessante, insomma, quella stipulata attraverso l'ufficio dei Private Bankers coordinato da Oscar Cardarelli con l'Accademia di Musica Napoletana, che nel corso della serata ha fatto da sfondo ai testi d'Arvino Comics ed Il Principe Senza Terra, ma ascoltiamo l'autore dei due volumi, Umberto Sulpasso, ed il consulente finanziario Luca De Magistris. Abbiamo avuto l'occasione di inaugurare questa bellissima sede che ospita il Private Fideuram di Napoli, e l'abbiamo fatto con l'intervento di persone illustri quali la Bedi Moratti e il professor Sulpasso, che tra l'altro è autore del libro Darwin Economics e inventore del prodotto interno lordo sul sapere, del quale poi ci spiegherà in dettaglio gli aspetti tecnici e i vantaggi. Darwinomics è semplicemente il tentativo di impostare un nuovo sistema economico basato sui principi di Darwin, che i migliori sono quelli che si adattano ai cambiamenti. In questo caso la teoria di Darwinomics è che per poter sviluppare l'economia oggi con un minimo di possibilità di successo, l'elemento da bisogna sviluppare è il sapere. L'altro libro è Il Principe Senza Terra, Andrea.a, e sono quattro racconti che riguardano dei personaggi della politica internazionale. Ma il discorso fondamentale, perché il titolo del libro è Il Principe Senza Terra, Andrea, è perché tutto il dibattito sul trasferimento della Fiat all'estero non è stato seguito nella maniera adeguata, è stato considerato come un dato di fatto.